amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Nei due giorni trascorsi abbiamo sentito che il Vangelo ci ha raccontato di quel notabile che si avvicina a Gesù per sapere cosa deve fare per guadagnarsi il paradiso e si sente rispondere di rispettare i comandamenti. E poi, dopo che egli ha detto che questo l'aveva già fatto, si sente proporre da Gesù di donare quello che ha ai poveri e di seguirlo. Ma che quest'uomo va via ricco, va via triste perché non se la sente di abbandonare le sue ricchezze. Poi vi è quel dialogo con quell'espressione di Gesù che è più facile che un cammello passi per la corona di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ma il commento che sentiamo oggi da parte di Pietro dice: ma noi abbiamo lasciato tante cose in tuo nome, che cosa ne avremo? Ed ecco la risposta di Gesù. Pietro allora disse: noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Ed egli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Noi non ce ne rendiamo conto, ma quando seminiamo, doniamo qualcosa in nome dell'amore, questo fruttifica. A volte il bene che seminiamo ritorna a noi, a volte ritorna perché coloro a cui abbiamo donato a loro volta donano a chi incontrano. Una volta mi è capitato uno strano episodio. Suona il mio campanello, vado ad aprire e c'è una signora dalla parlata dell'Est Europa che si inginocchia davanti a me e mi dà una busta. E dico: signora, ma cosa fa? E questa mi spiega: vede Don Carlo, 3 anni fa io ero disperata, non sapevo come fare a tirarmi fuori, non sapevo come fare a pagare il permesso di soggiorno. Lei mi ha aiutato e ora sono venuto a restituirle quei soldi, a dirle tutta la mia gratitudine. Io mi ero dimenticato di quell'episodio. Eppure l'affetto, la gratitudine con cui questa signora mi ha ridato quanto io a suo tempo gli avevo dato, sapendo già che non era un prestito ma che pensavo non sarebbero mai tornati, invece sono tornati moltiplicati per 100, non nella quantità del denaro, ma l'immensa gratitudine di questa donna è stato il segno di come l'amore a volte si amplifica e si diffonde intorno. Forse anche noi dobbiamo cominciare a pensare che se siamo capaci di donare qualcosa, questo, una volta seminato, dà frutti straordinari, 100 volte tanto. Buona giornata a tutti voi, carissimi.